Ai campionati italiani assoluti di atletica leggera spicca la super prestazione di Elena Vallortigara, che conquista il titolo ottenendo il secondo posto nelle liste mondiali della stagione. La trentenne di Schio conquista il quarto titolo italiano di salto in alto, dimostrando di essere tornata all'atleta dei tempi migliori. L'azzurra è riuscita a saltare 1,98 metri al terzo tentativo. Allo stadio Guidobaldi di Rieti, Vallortigara riesce addirittura a migliorare il precedente personale di 4 centimetri, lasciando alle spalle un paio di stagioni non proprio felicissime che l'hanno vista in chiara difficoltà. L'ottimo risultato ottenuto nella giornata di ieri 26 giugno proietta Elena Vallortigara in forza al gruppo sportivo Carabinieri ai prossimi mondiali di Eugen in programma tra 3 settimane, successivamente agli europei di Monaco in programma ad agosto. Queste le sue parole: mi sono tolta un gran peso perché continuavo a dirmi di star bene, sapevo di avere queste misure nelle gambe, sono davvero contenta, 1,98 è una misura che mi dà fiducia per i mondiali. La prossima settimana gareggerò a Stoccolma, spero di riconfermarmi su queste misure. La condizione c'è, la tecnica sta ingranando, vorrei essere protagonista di una manifestazione come questa. Dal 2018, quando a Londra sfondava il muro dei 2 metri con un sontuoso 2,02, non si era più spinta così in alto. L'acuto messo a segno a Rieti equivale per la vicentina dei Carabinieri ad un sogno che diventa realtà e la speranza che lo splendido 1,98 la possa far tornare a competere con le più forti del mondo. Il salto che le è valso il titolo italiano è inferiore soltanto al 2,01 della Jaroslava, valendo così la seconda miglior misura al mondo.